Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio della 4 Years Challenge, il primo su FIFA 22, signori. Adesso si comincia con FIFA 22. Sì, sono carichissimo. Infatti ieri è uscito un video dedicato alle migliori squadre per iniziare una carriera allenatore sul nuovo FIFA. Domani uscirà il primo episodio della carriera allenatore nuova e lunedì uscirà il primo episodio della carriera giocatore, quindi tantissime cose. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, link in descrizione. In descrizione trovate anche il link per 6 Calcio, il sito sul quale ho acquistato le mie nuove magliette da calcio. E per festeggiare la vittoria degli europei, dell'Italia, ho acquistato la maglia dell'Inghilterra. Eccola qua, bellissima. No, allora, è bella. La maglia dell'Inghilterra è bella. Poi che l'abbiano preso nel sedere, quello è un altro conto. Ma ho preso anche la seconda dell'Italia, ragazzi. Non vi preoccupate. Guardate che belle. Facciamo vedere più da vicino lo stemma dei perdenti, per favore. Hola. Su 6 Calcio potete trovare tutte le maglie che volete, le nuove maglie delle vostre squadre preferite, quella dell'Inter, che possiamo inserire tranquillamente nel carrello, ma non solo, ragazzi, perché potete trovare anche le magliette retro. Pazzesco, cioè anche la maglia retro dell'Irlanda, cioè, ma stiamo scherzando, ma io la voglio istantaneamente. Se controllate la descrizione, poi c'è anche un modo per avere qualche maglietta gratuita. Come fare per avere la maglietta gratuita? Vi basterà copiare il nome della maglietta e una volta andati alla cassa, scelto il metodo di pagamento e di spedizione, inseriti i vostri dati, qua nelle osservazioni incollate il nome della maglietta con la taglia, se ci volete scrivere dietro il numero, e ovviamente, signori, il codice sconto Menzo. Utilizzatelo per avere un minimo sconto che vi paga più o meno la spedizione. Signori, link in descrizione per 6 Calcio. Oggi andiamo un pochettino spediti. Ovviamente voglio totalmente evitare questo campionato. Partiamo come al solito dall'Arabia Saudita e andiamo ovunque nel mondo. 3-2-1, clicco una volta, casuale, e le nazionali, va bene. Andiamo, Scozia, Livingston, perfetto, un'altra squadra del me. Però ragazzi, parliamoci chiaro, ma quanto è romantico il ritorno in Scozia dopo l'ultimo episodio su FIFA 21, dove poi alla fine abbiamo vinto tutto. Romanticissimo. Allora, Livingston è una squadra al limite dell'immondizia. C'è qualcuno di interessante, come questo Forest, che spostiamo subito ES, perché sennò guarda un casin. Però fammi vedere i centrocampisti. Pittman, aspetta un attimo, perché guarda cosa ti creo. Pittman, te vai lì, te sei un CC e quindi CC, quindi Forest S, quindi ma. Però Bailey può farlo l'esterno destro. Serve un attaccante un pochettino più forte. Fatta qualche cessione, io proverei ad acquistare la nostra punta, ovvero Joe Gellert, giocatore che già conosciamo. Il nostro Jelly Belly. Allora, vale qualcosa? Vediamo se così riusciamo ad avvicinarci alla richiesta del Leeds United. Ok. Accetto. Ma è simpaticissima questa trattativa. Vediamo il nostro Joe Gellert con il face scan. Eccolo lì. È proprio lui. Abbiamo anche il contratto. Signori, Joe Gellert è il nostro primo ed unico acquisto. Eccolo qua. Ed è quasi uno dei più forti della rosa. Purtroppo, signori, non abbiamo altre finanze e non riusciamo a cedere questi calciatori per fare altri soldi, anche perché molti di questi sono in prestito, purtroppo. Quindi questa è la formazione con la quale andremo a simulare la prima stagione. E guardate che bella la grafichella nel calendario, stupenda. Maggio è arrivato, campionato concluso, abbiamo ottenuto secondo me dei risultati molto positivi, chiaramente non clamorosi, ma positivi, avendo una squadra abbastanza... Allora, l'overall allenatore è rosso. Noi siamo arrivati nella prima fase sesti, ragazzi. Grande risultato. 44 punti, 12 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte. I Rangers primi con il saldo del secondo, e alla fine è rimasta più o meno tale la classifica della seconda fase, con noi che siamo arrivati sempre sesti. Peccato per l'overall allenatore. Volevo vedere un attimo la crescita dei miei giocatori, soprattutto Joe Gellert, che si fa un bel più 4 in una stagione, con 38 presenze, 10 gol e un assist. Devo dire un'ottima stagione la sua. 11 gol e 5 assist per Pittman. Forest, 10 gol e 2 assist con un bel più 2 nell'overall. Altre cose da segnalare. Fitzwater, che era uno dei più promettenti, si è fatto un bel più 2. Ok, cerchiamo di scalare un attimo le gerarchie qui in Scozia prima. Con l'Aberdeen non mi dispiacerebbe. Secondo me il Celtic credo sia troppo.
anche il range, anche i renders credo sia infattibile come cosa. Vediamo. Ah, signori, qua si resetta tutto, eh. Si prova qualsiasi tipo di squadra. La tua domanda di lavoro? Niente, rifiutata. Proverei il Celtic per poi in realtà provare l'Aberdeen, ragazzi. Che non è male, eh. Domanda di lavoro rifiutata anche per il Celtic. Vediamo l'Aberdeen. Con la coppia Longstaff Ferguson. Proviamo l'Aberdeen. Sì, ragazzi, l'Aberdeen accetta. L'Aberdeen accetta, andiamo. Allora, la formazione non è male. Il vero problema è che Longstaff è in prestito e che Ferguson è stato ceduto al Liverpool. Joe Gerrard invece inizia a costare già qualcosa di più. Quanti soldi abbiamo? Forse solo i soldi per comprare Joe Gerrard, ragazzi. E da regole, dato che abbiamo la possibilità di farcela, Joe Gerrard va acquistato. Cosa ne pensi di questa offerta? Ok, ce l'abbiamo fatta, signori. Preso Joe Gerrard. Terminiamo ufficialmente la prima stagione, dunque, e ci inseriamo nella seconda. Saremo allenatore dell'Aberdeen e incontreremo, secondo me, più di qualche difficoltà, perché non credo che il budget trasferimenti ci darà la possibilità di riscattare Longstaff e di riportare a casa Ferguson. Gerrard è arrivato ed è un 73, ragazzi. Oh mamma, il nostro budget è bassissimo. Speravo qualcosina di più. Non dirmi che devo andare a pescare dagli svincolati. Come dite, sì, anche su FIFA 22 è tornato il re degli svincolati. Sì, anche su FIFA 22 è tornato il re degli svincolati. Luka Modric, signori. Due anni. Eccolo, chiuso, signori. Guarda com'è contento di venire all'Aberdeen, manco ci crede. Io direi che possiamo chiudere il centrocampo con Héctor Herrera. E se Ferguson non viene, sono cacchi suoi. Sì. Guarda, guarda, c'è già la maglia di Modric appesa, inquadrata, senza neanche farlo apposta. Ti è? McCrory, mi spiace, so che sei forte, ma Modric, tappete e tippete. Oh, eccolo qua. Sì, ci potrebbero cascare, ragazzi. Ci potrebbero cascare. Ci stai? Uff, chiuso. Ma guardalo che bello, guardate che bello che è al fianco di Gerrard. Nel frattempo Ferguson decide che vuol fare la cacca. No, nel senso che vuol fare la merda e non tornare da noi. Ah, quanto mi mancavano gli svincolati. Perfetto, signori, credo che chiuderò il calciomercato con questo colpo, ovvero Di Lorenzo a zero. Perché dico che credo chiuderò il calciomercato? Perché ho paura che prenda abbastanza di stipendio. E infatti, vediamo se riusciamo a rimuovere questo bonus. Non ci stiamo dentro con un altro acquisto. 80 di overall per Di Lorenzo. Beh, devo dire che la formazione è nettamente migliorata. Non credo però siamo in grado di poter vincere il campionato scozzese. Ma questa è la formazione con la quale andremo a simulare la seconda stagione. Siamo stati eliminati dai preliminari di Europa League, ma siamo nel girone di Conference. Che figata, è vero! Ok, allora, grandi risultati, sinceramente ho visto delle bellissime cose, purtroppo però niente Conference. Vediamo il risultato in campionato. Secondi con l'Aberdeen in entrambe le fasi. 70 nella prima fase di punti e 82. Finiamo a 9 punti dal Celtic, questo va detto. Però che stagione. Andiamo a vedere un attimo la Conference. Eccola qua. Nantes West, mamma mia ragazzi, la Conference è una gran figata. Perché no, siamo arrivati terzi. Mi dispiace per l'overall allenatore. Alla fine i miei giocatori, qualcuno è cresciuto, qualcuno è calato chiaramente. Andiamo a vedere Joe Gerrard che è diventato un 76, 20 gol e 4 assist. Si migliora totalmente. E Hernandez invece 22 gol e 4 assist. Che coppia ragazzi. Mentre per quanto riguarda i nostri, mamma mia, 16 assist, Modric, devastante, 13 gol anche per Herrera, che non cala di un punto overall, fantastico. Quindi dove andiamo? All'Ajax. Beh, io all'Ajax ci posso stare, sinceramente. Allenatore della squadra Ajax, accettano. Dai, abbiamo fatto una bella stagione, alla terza ce lo meritiamo di andare all'Ajax. Super contento. E guardate qua che formazione devastante. Allora,
Non abbiamo il portiere. Dicevamo del portiere. Cosa ci fai qua, Mattia? Cosa ci fai qua? Vieni. Ottimo, chiuso Mattione Perinone. Io Gerard me lo voglio portare dietro, raga. Voglio vedere fin dove arriva. E poi devo rispettare le regole. Però se vi serve un difensore centrale, posso darvi Kik Pieri. Più 10 milioni. Ottimo! Alla fine Perinone è un 82, mamma che acquisto. Ho inserito questo Vermaan, ragazzi, che sta diventando devastante. Proviamo a portarcelo a casa. Senti un po', ma te lo prendi Klassen? Klassen più 22 milioni. Ok, sono stato bello largo, ma me lo voglio portare a casa questo Vermaan. Perfetto, ci siamo portati a casa anche Vermaan. Noi possiamo entrare a piedi pari nella terza stagione. Ma guardate che Real Madrid vince la Conference League, che scandalo! Ottimo, con 35 milioni di budget, a parte... Oh mio Dio, Sican, ma mi volete morto? Non ho capito. Mamma mia, James Scott. Intanto, per non saperne leggere né scrivere, io Gilmour me lo porto a casa. Col suo bel face scan, zoomata sul ghiaccio, qui sulla mia testa. Andiamo a vedere quanto ha il nostro compagno. 78, ragazzi. E io lo posso pure mettere qua a titolare. Ma poi in difesa siamo anche abbastanza coperti. Potrebbe mancare un altro difensore centrale, ma poi ho paura che giochi quello. Ecco, andrei a fare un upgrade magari sulla tre quarti. In attacco ci siamo. Sulle ali abbiamo Darami e Bergwijn. Un upgrade sulla tre quarti, dai. Raga, io provo a combinarla grossissima. Non credo di potercela fare. Però magari se ti pigli la Biad più tutti i miei 40 milioni, più la clausola della rivendita, perché non starci? Alla. Così? Si sono acquietati. Forse ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi, incredibile. Ho preso Smith Rowe. E ho terminato così il calciomercato. Che colpo, ragazzi. Che colpo. Speriamo possa fare bene. Signori, questa è la formazione con la quale andremo a simulare questa terza stagione. Attenzione, perché forse addirittura... Non lo so. Non dico la Champions League, ma l'Europa League si potrebbe fare. Chiaramente se usciamo ai gironi, eh. E a maggio ci siamo arrivati. Dai! Campioni d'Olanda! L'overall allenatore è schifosamente basso. Però siamo campioni d'Olanda. 82 punti, signori. Il primo trofeo di questa 4 Years Challenge. E anche la Coppa. Sì, anche la Coppa d'Olanda. Quindi doppio trofeo. In Champions invece dove siamo finiti. Ma un po' di vergogna la proviamo. Non ci siamo in Champions. Non siamo in Champions. In Europa League. Per favore. Ma scusatemi. Ma com'è possibile che l'Ajax... Ma... Aiuto! Ma... E la Conference? Ragazzi, io non mi sono visto da nessuna parte, non so come sia possibile. E sta succedendo un bel casino, perché molti di questi giocatori... Allora, vediamo un attimo, Haller ha fatto 26 gol e 7 assist. Gerard si è fatto più uno. Madonna, quanti gol ha fatto Bergwijn. Il vero problema, ragazzi, è che... allora, andiamo a rinnovare, va là. È che questi giocatori... Va a cacare. Passare la squadra Bergamo Calcio all'Atalanta, molto bene, ragazzi, siamo fregati. All'era al Borussia Dortmund, ottimo. Kudus, ti prego, almeno te. Grazie. Insomma, diciamo che siamo un po' messi come la cacca. Bravo Perin, molto bene. Però crescita davvero molto intrigante. Guardate che bella squadretta che abbiamo messo su. E Neres non si sa dove sia finito. Neres, dove sei andato? Ha mollato la presa. Neres, Davide. Ah, Leverkusen, perfetto. Fa piacere saperlo. Il problema, ragazzi, è che abbiamo un overall allenatore talmente basso che se chiamiamo nostra madre e gli chiediamo: mamma, te prego, mi fai allenare la tua squadra creata da te su FIFA 22? Lei dice no, perché fai cacare. Molto bene. Molto, 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 molto bene. Niente, raga. Anche l'ultimo anno ce lo facciamo all'Ajax. Pazzesco, veramente. Il problema è che abbiamo perso dei calciatori stratosferici. È un casino. Abbiamo perso Schurz, Haller, Anthony. No, vabbè, ragazzi. Un disastro. Mamma mia.
Ma chi è poco poi? Adesso abbiamo 61 milioni e con questi 61 milioni o troviamo degli svincolati devastanti, il nostro Marco Reus non è più così devastante, o siamo fregati, rischiamo di fare peggio dell'anno scorso. E devo dire che alla fine il Menzo King degli svincolati ha fatto un ottimo lavoro. Hudson Odoi, degno sostituto di Anthony. Peccato, abbiamo perso un 85, ma ci portiamo a casa un 83. E se avete visto bene, dietro c'è anche Julian Alvarez. E andiamo a vedere anche Julian. Non ho la più pallida idea di quanto offrirgli, ragazzi. Vado totalmente a caso, alla fine ci becco. Andiamo a vedere cosa ci siamo portati in casa. Un 80. Ok, e quindi io lo metterei da questo lato, Alvarez. Ma se invece ci mettessimo Smith Rowe di qua? Spostiamolo a S. E alla fine così siamo un pochettino rientrati nei danni che abbiamo commesso nella stagione precedente. Dobbiamo prendere due terzini. Alla fine mi sono accorto che Selic non ha trovato l'accordo con qualcuno. Aveva chiesto di essere ceduto, ma è tra gli svincolati e quindi noi ce lo riportiamo a casa. Poi in qualche modo questi 60 milioni li dobbiamo spendere, ma Boju costa davvero troppo. Forse Dolberg ci starebbe, ma dobbiamo portarci a casa anche un terzino sinistro. E quindi io ho inserito qualcuno di più esperto, come Gerard Moreno che è in scadenza e Acuña. Allora, io vado prima su Acuña perché in attacco comunque ho Gerard. Preferisco coprirmi sulla sinistra. Riusciamo a chiudere a 26? Ok, mi sa che Gerard Moreno non ci esce. Chiuso Acuña. E adesso la difesa assume sinceramente una vista migliore. Abbiamo perso Gerard Moreno, ragazzi, perché è andato al Brighton. Me lo sono totalmente perso. Vediamo se riusciamo a fare un piccolo miracolo per Casper Dolberg. Sarebbe un ritorno. Attenzione, perché si sono un po' imbuoniti. Non so come mai. Aumentiamo questa clausola per chiudere. Non so se abbiamo i soldi per fargli il contratto, ma penso proprio di sì. Ok, raga, dai. Casper Dolberg, ci sta. Facecan. Fantastico per Casper. Guarda, se mi fai 15 gol te li do pure quei soldi bonus. Perfetto, signori. Panchiniamo Joe Gerard e mettiamo il nostro Dolberg prima punta. E alla fine devo dire che la rosa si è ripresa. E questa sarà la formazione titolare con la quale andremo a simulare l'ultima stagione di questa Foreigners Challenge con la Champions League. Questa volta abbiamo lo Shamrock Rovers nei preliminari. Ma dai, ragazzi, siamo usciti dalla Champions League e guardate che abbiamo in Europa League. Ma è una gioia. Maggio concluso, ho visto dei risultati davvero atroci, ragazzi. Atroci, io non so cosa aspettarmi. L'overall allenatore più basso mai raggiunto qui per il momento su FIFA 22. 42 di overall, signori. Vinciamo comunque il campionato a 3 punti dal PSV. Che rischio, che rischio. E non vinciamo la coppa. Purtroppo poi mamma mia, l'Inter è arrivata in finale in Champions League. Abbiamo fatto un po' cacare, mi sa. Starola il Milan. Infatti, vedete, siamo arrivati terzi. Poi siamo arrivati in Europa League. Inter in finale di Europa League e Milan in finale di Champions League. Che bomba per le italiane. 3 trofei in questa Foreigners Challenge, signori. Direi proprio di sì. Andiamo a vedere la crescita dei nostri. Sembra buona. Sembra molto, molto buona. Con Perini che si fa un bel più 2. Acuña meno 2 ci sta. Saleta Car 86. Che giocatore devastante. Poi Alvarez più 2. Gilmour più 2. Verman 86. 11 gol e 9 assist. Kudus devastante. Benissimo anche Smith Rowe. Darami, non ne parliamo. Hudson Odoi ha giocato molto. Darami ha giocato abbastanza poco, si può dire, abbastanza poco. Hudson Odoi comunque si fa un bel più 2, 85, 7 gol, 1 assist. Bergwijn devastante, raga. 19 gol, 9 assist. Dolberg 21 gol, 7 assist. Si è preso pure il bonus. Mentre Joe Gerrard alla fine, 39 presenze, 11 gol. Bravo, bravo Joe Gerrard, ragazzi. Finisce qui questa prima Foreigners Challenge di FIFA 22, secondo me comunque molto divertente, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato tanto, perché ho resettato da FIFA 21 e abbiamo incominciato una nuova avventura su FIFA 22,
dalle prossime volte forse non farò più gli errori che ho commesso. Non lo so, vediamo. Però guardate che bella formazione che abbiamo costruito. Il King degli svincolati è tornato. Signori, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento e consiglio domani con il primo episodio della carriera allenatore. Ci vediamo domani alle 10:30. Vi aspetto. Alla prossima, ragazzi.